questo è un genere di scherzi che avrebbe mandato probabilmente in sollucero. Ma sei girata la ruota, mettila dritta. Mettila dritta la ruota, sì, se no continui, Che avrebbe deliziato il fortunato ideatore e regista di Specchio Segreto, ve lo ricordate tutti quanti. Quindi noi questa sera abbiamo il piacere di annunciarvi che è tra noi anche il simpatico Nanni Loi. Ma io veramente devo dire che non era uno scherzo adatto al nostro lavoro a Specchio Segreto, perché era collettivo, invece noi il nostro lavoro l'abbiamo fatto sui personaggi, sui singoli individui. Ah sì, beh, ce la ricordiamo tutti quanti, no? La signorina imbavagliata, il signore che era evaso dal carcere. Il Fuggiasco. Sì, il Fuggiasco, veramente divertenti. Io so che per noi lei ha preparato altre avventure, le ha preparate con lo stesso sistema sempre, di Specchio sempre, Segreto? Secondo la stessa tecnica, cioè le macchine da presa e il microfono sono sempre assolutamente nascosti, cioè la gente non si deve assolutamente accorgere che in quel momento si sta girando, altrimenti il lavoro, lo scherzo non riesce. Quindi avventure vere, con persone vere che non si sono accorte assolutamente di nulla. Con gente così presa dalla strada, o nei negozi. Per l'audio, per esempio. Ah, beh, l'audio infatti è molto impreciso e si sente non tanto bene, è molto diverso da quello che si registra adesso, è sporco, diciamo. Ecco. Ci sono rumori forti perché il microfono io lo tenevo sempre qui. E questa volta non potevo adoperare neanche la famosa pipa che mi serviva per alzare il braccio, perché la gente altrimenti si sarebbe accorta. No, ma senta, lei mi deve togliere proprio questa curiosità invece. Dico, il suo programma l'ha visto tutta Italia. Ma non l'hanno riconosciuta immediatamente, hanno detto, ah, ma lei è Nanni Loi. Beh, sì, infatti questa volta per riuscire a fare il lavoro mi sono dovuto sempre, ho dovuto fare dei personaggi diversi e truccare, camuffare, cambiare pettinatura. Per esempio uno dei personaggi è un barbiere di origine vagamente meridionale, un po' scemo, e per farlo ho dovuto così mettermi i capelli neri, tingermeli e schiacciarmeli così e mettermi dei grandi baffi per mimetizzare. E senta, la sua prima avventura dove si svolge? Dunque l'avventura, anzi se vanno avanti col filmato si può vedere. Dunque questa avventura è avvenuta a Bologna in un negozio di barbiere una domenica mattina. C'erano i soliti clienti, la solita gente, e c'ero io vestito appunto camuffato da barbiere. E vediamo allora com'è andata, Sono un po' emozionato perché è il mio primo cliente, il momento del rasoio è un po' delicato. Oh, trema qua, ehi! Com'è che trema così? Forse è meglio che mi faccio la mano sul palloncino prima, perché certe volte mi viene un po' di tremito. Forse è meglio che mi prendo un calmante. Dai, prendo quello che vuole, sì. Tanto lei non lo voglio più. Senta, scusi, io sarei contento se vedesse la prova del pannocchino, sì, perché bravo. Così anche lei acquista fiducia. Sì. Perché altrimenti no. Ah no, mi dispiace, ma io la mando da lei non me la faccio. Abbiamo mai fatto? Ora io che fare la fine del palloncino. Io non so, faccio male? No, assolutamente. Bravissimo. Sono molto contento che me lo dici, perché lei è il mio primo cliente. Ah sì? Sì. Infatti io l'ho visto che è nuovo qui. Sì, sono in prova. Ho capito. Vengo da Napoli. Ho capito. È bellissima Napoli. Napoli ci sono bravissimi. Barbini. Io spero di essere all'altezza della tradizione. Ha una mano leggerissima. Mi fa piacere. Solo che bisogna vedere dopo anche il funzionamento. Col rasoio, il momento delicato è quello. Dai, l'importante è che non mi tagli il collo. Io sono un po' emozionato. Ah sì. Che io prima facevo un altro lavoro che
un operaio stradino. Ho capito. Col martello pneumatico, lui ha un po' l'abitudine. Io spero di non avere, di avere il viso come una strada, insomma, no? Va bene che c'è qualche ruga. No, no, la faccia è bella liscia. Sì, sì. Che attrae il rasoio, ho diciamo. Capito. Come... Tiene la barba un po' dura lei? Non so. Il pelo ritorto. Capito? Rintorcinato. Ecco. Lei ha fiducia in me? Come no? Guardi come sono tranquillo. Io ho fiducia in lei perché, perché collabora, è importante perché... Se poi l'esperimento non riesce, Ruggero mi licenzia. Lei mi dovrebbe aiutare un po'. Senz'altro. Proprio come un'operazione per me. Io le auguro che vada tutto bene. Molto gentile, perché bisogna aiutarsi un po' anche, guai, anche se uno soffre un po' per aiutare un altro. No, no, scusi. Non vorrei che oggi sia un giorno di festa per tutti, poi fosse un giorno di lutto, di lutto per me. Speriamo di no. L'insaponata mi viene abbastanza bene. Sì. E dopo che... E dopo che la difficoltà. Sì, perché bisogna farsi la mano, cambiare... Questo tremito che... col martello pneumatico. Mi raccomando, faccia piano. È un momento un po' difficile per me. Lei appoggi pure con tranquillità, guarda. Sì, e poi, sì. E poi che fai? E poi tira giù. Ma se trema io ho paura di tagliare. Forse è meglio che mi faccio la mano sul palloncino. Sì, palloncino, sì. Questo serve per, proprio per farsi la mano, capito? Che uno se uno fa una cosa un po'... Alla No, niente. Non ci sono accorto. Sono fatta la mano. Ho capito. Proviamo. Se va, vai. Lei c'ha... Io al primo... Al primo tremito. Adesso mi metto un lavoro d'osso che non... Al primo tremito, lei... Al primo tremito io dico, va, fermi, si fermi. Ma il primo tremito è già venuto. Allora aspetta, mi prendo un calmante. Benissimo. Scusi, che c'ho il bicchiere d'acqua pronto. Per quello che è un po'. Mi può reggere un momento, scusi. Prego. Ecco, non cambiamo perché. Grazie. Ne vuole uno anche lei, così, sì. Siamo calmi tutti e due. No, io sto bene, sono calmissimo proprio. Io guardi, sono tranquillissimo. Io avrei molta fretta. Scusi, è colpa mia che la faccio fare tardi. Ecco, appena insapono divento di nuovo tranquillo. Lo sento io. Lo sento io che le dà fastidio. Sì, è la responsabilità. Ho capito. Perché fare un taglio a una faccia bella... La ringrazio. Non è... è una responsabilità grave, la gente non si rende conto che uno può sfregiare uno per tutta la vita. Lei è assicurato? No, io no. Forse è meglio che comincio di là, che viene la mano. Sì, quindi, proviamo. Se comincio da un punto facile, poi... Sì, ma il rasoio... Ruggero!
Che ho sbagliato, che ho sbagliato dito? No, non sa tenere il rasoio. Sta tremando. Devo finire io. Metto un'agitazione addosso che da dove è. Poi ho molta fretta. Sì, sì, allora è meglio che non parli, mi deve perdonare, lei è stato molto gentile, veramente. Io ho cercato in tutti i modi di andato. Io le sono veramente grato. Barba? No, ho capito. Capelli? Sì. Senta, Aloy, mi tolga una curiosità. Com'è finita con quello dei capelli? Beh, non lo posso raccontare in televisione perché il turpiloquio è bandito. Meglio, sì. Queste cose me le tengo per me. Le è un segreto. Chissà quante. Sì, è il controspecchietto segreto degli interpreti a me. Comunque è stato divertentissimo, veramente. Poi quelli lì che tremavano. Sì, scusi, non si è fatto la barba lei stamattina? No, non si preoccupi, guardi. Lei non, ha non... una faccia che tira il rasoio. No, no, guardi, non si preoccupi. Lasci fare. Non ha importanza. Non ha importanza. Grazie.